Tutti i nostri rapaci sono nati in allevamenti controllati, quindi nati da almeno due generazioni nello stesso allevamento e denunciati al Corpo Forestale dello Stato, perché prendere questi animali in natura è un reato, quindi si va ad intaccare l'ambiente e non possono essere prelevati. Invece ci sono alcuni centri dove fanno riproduzione e dove noi compriamo questi animali. Questi centri, oltre a fornire rapaci ai falconieri come me, come noi, fanno anche reintroduzioni in natura, quindi specie che stanno in via d'estinzione vengono reintegrate da questi centri, quindi sono centri molto molto importanti. Allora, lui fa questo pezzo perché è stato imprintato, cioè è stato cresciuto fin da piccolo da me, quindi si è creato un imprinting tra me e lui, mi vede come il suo papà. Questo vociferare gli passerà quando sarà adulto, quindi più o meno al terzo anno, adesso ha un anno e mezzo, quindi deve passare ancora un po' di tempo per smettere di vociferare. Io mo mi metto da questa parte, cerchiamo di capire cosa ha di strano, escludiamo il verso, vediamo se sentiamo qualcosa quando vola. Avete sentito qualcosa? No. Quindi cosa ha di strano? Andiamo pure da questa parte, Rocco. Cosa ha di strano il volo? Non fa rumore, è silenzioso, se qualcuno ha mai sentito. Noi abbiamo pensato di farvi vedere come un Barbagianni caccia servendosi dell'udito. Non abbiamo portato un topo, abbiamo portato un piccolo registratore. Qui c'è registrato il verso del topo. Rocco lo metterà da qualche parte e gli metterà anche una ricompensa vicino. Ha lasciato la ricompensa lì dietro, ma è andato sul registratore. Lui poteva benissimo prendere il pezzettino di carne, ma lui è andato sul registratore perché per lui la preda è il registratore. Quindi in questo modo un Barbagianni e un gufo riesce ad essere un super predatore. Riesce ad essere. Quindi volo silenzioso e udito molto acuto. Ci sei, Rocco? Perfetto. Avete visto? Accarezza il vento con le ali. Mico vuoi venire con me? Però si deve togliere il cappello, perché Fiamma alla così riesce a fare svariati chilometri anche a piedi a catturare questi grossi insetti o rettili che si trovano nascosti. Io ve la faccio vedere. Allora signori, le dimensioni sono aumentate ancora, ma la silenziosità è sempre uguale. Cattura prede molto più grandi. Ci sei, Rocco? Non ti vedo? Rocco, non ti vedo? Vai. Perfetto. Bambini, con questa non vi posso fare richiami perché è un pochettino grande, quindi. Ci sei, Rocco? India! India, dai! India! Un animale davvero molto particolare, un animale che vive in America, un animale che in America viene chiamato con tanti altri nomi, oltre a Poiana di Harris, viene chiamato anche Falco di Harris. Rocco, dove sei? Viene chiamato anche Aquila di Harris perché somiglia molto a un'aquila e viene chiamato anche Falco Lupo. Secondo voi, una Poiana di Harris cosa predilige catturare e mangiare in natura? Qual è la sua preda preferita? Serpenti. Lepri e conigli sono la preda preferita del falco di Harris. Quindi 3, 2, 1, vai Roberto, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Bravissimo! Un applauso, è sano e salvo, anche se è stata una lepre molto lenta, Roberto, le lepri corrono di più. Vabbè, comunque sei stato bravissimo, bravo. Allora, signori, ma una lepre in natura si lascia catturare così facilmente? No. La lepre salta, cerca di scappare, ma il falco non la molla. Perché? Ah.
Dai, Iago. Iago! Iago! Iago, dai! Dai, Iago! Iago! Lo stato psicologico dell'animale e il cappuccio è lo strumento per cui, diciamo, riesce a mantenere intatto questo stato mentale. Che dire, signori, noi con Iago abbiamo concluso la nostra piccola dimostrazione, spero vi sia piaciuta. Grazie. Grazie. Spero che qualcosina sulla falconeria, siamo sul mondo dei rapaci, siamo riusciti ad insegnarvela. Come vi dicevo dall'inizio, noi facciamo una sorta di documentario live, che secondo me è meglio dello spettacolo da circo. Io vi ringrazio e anche per la vostra educazione durante lo spettacolo. Grazie.